E oggi il calcio, per secondo quel messaggio, quel progetto che Castel di Sangro all'epoca ha voluto sposare con una mia idea progettuale condivisa con l'allora sindaco di Castel di Sangro, una città, una cittadina che diventa una sorta di piccolo villaggio votato al turismo sportivo. E per questo ringrazio il presidente Marsilio, ringrazio la giunta, il consiglio regionale per aver ancora dato valore aggiunto a quel progetto, perché Castel di Sangro ha accolto con grande entusiasmo questa esperienza innovativa per la prima volta in Abruzzo di un ritiro di una squadra di Serie A come il Napoli, che a mio avviso nei prossimi già ha dato grandissimi risultati, ma a brevissimo darà dei riscontri straordinari. Ecco, la dimostrazione che il calcio è stato per quella realtà un veicolo straordinario di sviluppo economico, ma lo è stato non solo per la sua dimensione industriale, ma lo è stato anche perché ha dimostrato quanto sia fondamentale l'aggregazione, relazionarsi e quindi quanto sia fondamentale la funzione sociale del calcio. Ecco, è quello che noi oggi cerchiamo nel nostro piccolo, per quanto riguarda il mondo della politica federale, di portare avanti. E quello che abbiamo chiesto a Roberto Mancini, che sta adempiendo ad una funzione straordinaria da tecnico. Quindi un momento importante, un momento fondamentale. Ecco, per Castel di Sangro il calcio è stato quello che oggi rappresenta la nazionale per il nostro paese. Un motivo di aggregazione, di sviluppo, di rilancio, di speranza, e per questo ci vogliono anche delle persone illuminate. Consentite, ma allora ero illuminato io, sì, oggi è illuminato Roberto Mancini. Certo, giustissimo.